Aruba propone due tipologie di firma, la firma digitale e la firma digitale remota, e ciascuna consente di scegliere tra tre dispositivi diversi, ma andiamo con ordine. Il kit di firma digitale è costituito da un dispositivo fisico, come una chiavetta USB o un lettore di smart card, una smart card, che può essere anche in formato SIM, contenente il certificato di firma. La firma digitale proposta da Aruba, inoltre, contiene un certificato di autenticazione CNS, meglio conosciuto come Carta Nazionale dei Servizi, indispensabile per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, come ad esempio il registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e Equitalia. La CNS, inclusa nella firma digitale, è un valore aggiunto, proprio perché risulta uno strumento utile per i cittadini e fondamentale per aziende e professionisti. I tre kit tra cui puoi scegliere sono Aruba Key, che non richiede alcuna installazione software ed è sempre pronta all'uso su qualsiasi PC, Token, che necessita dell'installazione del driver e software di firma, e Smart Card con lettore, ideale per l'utilizzo di una postazione fissa. La firma digitale remota non include la CNS di cui ti ho appena parlato, ma garantisce un utilizzo semplice ed immediato, dato che non prevede l'installazione di alcun hardware. I tre dispositivi disponibili sono OTP Mobile, che è la soluzione più comoda e funzionale, che ti permette di fare tutto solo con il tuo smartphone, OTP con display, dotato di schermo LCD con la generazione della password, e OTP USB, che invia la password direttamente al computer, semplicemente sfiorandolo. Ovviamente necessita di una porta USB. Tutte le proposte hanno il medesimo valore legale ed una validità dei certificati pari a 3 anni. Puoi trovare tutti i dettagli sul nostro sito pec.it. Vuoi saperne di più? Guarda il prossimo video sulla firma digitale.